Attention. Music. Experience. Cari amici, nella puntata di oggi andremo a trovare una donna. Faremo un incontro con una donna molto particolare perché lei è un'attrice, è una sceneggiatrice, è una regista, è una scrittrice, è un artista tutto tondo, ma che fa della semplicità e della comunicatività il suo forte. Ve ne accorgerete, stiamo arrivando a casa di Palma Spina. Oggi siamo con Palma Spina, conosciuta al grande pubblico con l'esame non solo come attrice, ma scopriremo che Palma non è solo attrice, nel senso che lei costruisce sì dei personaggi, ma li costruisce a partire da carta e penna. Non ti chiedo, come si fa di solito, la tua origine anagrafica, la tua età. Non ti chiedo di che segno sei, ti chiedo piuttosto, visto che per quello che ti conosco hai l'entusiasmo di un adolescente, qual è la pozione magica che ti rende, che ti fa rimanere così? Oddio, come la domanda, cosa fai per mantenerti in forma? Non vado in palestra, mangio tutto quello che voglio, cioè più o meno la stessa cosa. In realtà quando hai una passione per qualcosa, la fatica per realizzare quel qualcosa non la perdi. È come, non so, un alpinista, dice Dio, come fai a scalare la montagna? Lui dice, io non potrei fare diversamente. Oppure un ingegnere, oddio, ma riesci poi a capirci in mezzo a tutte queste formule, per lui la cosa più naturale del mondo. Io ho una filosofia un po' orientale nella vita, cioè tutto ciò che mi costa fatica vuol dire che non è adatto a me. Tutto ciò che invece mi viene fluidamente, naturalmente, vuol dire che è la mia strada. Quindi, sinceramente, non mi sento niente di eccezionale, faccio quello che naturalmente mi sento di fare. Entriamo in chiesa, la funzione religiosa uguale a tutte le funzioni religiose dei matrimoni del sud, le donne tutte dentro la chiesa e gli uomini tutti fuori, a scambiarsi l'unica pena disponibile lì per scrivere sul biglietto degli auguri, quello della busta, dei soldi, per dire che sono giornate lunghe, sono sacrifici che si devono fare. Però va detta una cosa, gli uomini hanno mille difetti, ma hanno un pregio che non hanno le donne. Gli uomini sono più generosi. Sì, perché quando stanno per chiudere la busta coi soldi, per strada, in macchina, a casa, la loro signora li blocca. Non la chiude. E ma vede prima come va u pranz. Quando si è sul palco, ci viene detto che una delle qualità, delle doti, delle necessità fondamentali è la mimica dell'attore, come lo è la presenza scenica. Ecco, io invece sono stato colpito quando ho visto una tua prima esibizione in Donne in crisi da un'altra cosa, cioè dal tuo timbro vocale, da come lo usi, da come arriva, da come affascina chi guarda e dalle tue incursioni anche nei dialetti, nelle cadenze. Ecco, secondo te quanto è importante la voce, il timbro per un attore, per poter catturare? Ma io penso che la voce sia importante per una persona, a prescindere, no? Ci capita quando incontri una persona che ti parla, no? E ti arriva proprio acusticamente parlando una sensazione positiva o no, quando chiami l'operatore della team e senti una voce suadente, no? Ti mette già più a tuo agio, ti fai vendere di tutto, insomma la voce, a prescindere poi da chi appartenga, secondo me ha un suo potere. È chiaro che sul palco, al cinema è fondamentale, anche se io non amo le persone che usano solamente la voce, anche perché poi ci sono degli attori, delle attrici talmente convinti e convinte del proprio del colore della propria voce, delle possibilità, dei registri della propria voce, che usano solo quella.
cioè la voce e il corpo devono essere una sola cosa, insomma io nonostante non sia una silhouette, nonostante io non sia una Rodriguez, una delle due insomma che adesso è famosa pure Cecilia, e io quando la prima volta che sono salita sul palco non mi sono posta il problema per esempio del fisico, se dovevo staccarlo dalla voce, dovevo impressionare con la... no, perché si è veramente una cosa sola, non... Questo fatto della voce, devo dire, siccome io ho sempre avuto problemi a usare la mia voce personale, perché ti senti veramente a nudo quando la usi, ho sempre voluto un po' nascondermi dietro le caricature, i dialetti. E quando ho fatto il laboratorio di Zelig a Bologna 2 anni fa, loro invece mi dissero il contrario, cioè che poteva sembrare meno comico, perché è più comico se io faccio la barese, se faccio la siciliana, però di sforzarmi a usare la mia voce, essendo però una voce normale, cioè istituzionale, dico oddio, ma non è comica. E quindi quella roba mi ha messo in crisi, ci sto ancora lavorando, cioè io vorrei riuscire a far ridere però con la mia voce e non ricorrendo a voci, esatto, al dialetto. Dalle mie parti le pizzerie stanno sempre chine. Perché quando la gente c'ha paura del futuro, che fa? Magna. Non molti giorni fa mi trovavo in una classe elementare, una seconda, e proponendo di andare a teatro, le facce dei bambini sono state piuttosto disgustate. Teatro uguale noia. Vabbè, ma l'abbiamo vissuta pure noi da ragazzino. Come si fa ad educare al teatro la nuova generazione, anche non solo la nuova? Non portarli a teatro, ma andare in classe. Portare il teatro? Andare tu attore in classe. E loro hanno probabilmente questa idea del teatro, perché intanto spesso gli insegnanti non si rendono conto, i presidi, cioè tu non puoi portare un bambino non lo puoi portare a vedere Medea a 8 anni, perché non ha ancora gli strumenti per apprezzare, cioè tutti noi siamo stati educati piano piano a un gusto, però non puoi scioccare un bambino con un dramma, un bambino o comunque anche a volte succede anche alle medie, cioè non devono pensare che il teatro sia necessariamente pesante, perché loro poi per pesante intendono non gradevole, attenzione, quindi anche Shakespeare che potrebbe risultare pesante, invece Shakespeare è meraviglioso, quindi lì sta l'attenzione degli adulti a fare delle scelte che non devono soddisfare il gusto personale, ma devono tener conto dell'età del bambino. Intanto non ha senso, secondo me, caricarli e portarli a teatro, sarebbe bello che se le scuole avessero anche degli auditorium, se avessero anche delle sale, educarli allo spettacolo dal vivo, attenzione, che può essere un teatro, può essere un concerto, è importante, soprattutto perché poi saranno i futuri adolescenti, già ne abbiamo tanti, che fruiscono solo di materiale audiovisivo, attraverso i tablet, attraverso i cellulari, invece bisogna stravolgere, coinvolgere i sensi delle persone, anche gli adulti si stanno rincoglionendo, però i bambini devono imparare quanto è bello vedere qualcosa dal vivo, poi può essere un clown, può essere un musicista, può essere un attore, può essere una ballerina, però educare allo spettacolo dal vivo e poi piano piano sceglierà da adulto di continuare, insomma, perché noi abbiamo molti adolescenti che se non fosse per le proposte che le compagnie fanno alle scuole non andrebbero al teatro, cioè vanno a teatro perché così non vanno a scuola, cioè accettano di andare a teatro quel giorno scolastico, quindi accettando quella proposta di quella compagnia, qualunque essa sia, cioè qualunque sia il genere, perché per loro è un giorno di non scuola. Allora il vero successo qual è?
se poi uno di quei ragazzi decide di andare spontaneamente a teatro quando non è proposto dalla scuola, allora bisogna andare in quella direzione. E per cominciare con i più piccoli, la cosa migliore è andare la montagna direttamente da un momento. Grazie Palma, grazie per esserti confidata e per aver messo questo piccolo germe di curiosità in chi vorrà approfondirlo. Grazie mille, ciao. Amico, su questa giostra ci sono saliti meglio i cantanti. Gianni Morandi, sul domani. Che poi quel periodo io ingrassavo, dimagrivo, ingrassavo e quel mi ha scritto a fisarmonica. Che dolce, che dolce.